Buonasera a tutti. Molti di voi spesso mi domandano se c'è una maniera alternativa per filtrare alcuni falsi segnali che i nostri grafici possono inviarci. Normalmente per filtrare i segnali e cercare di trovare o buoni punti di ingresso o conferme del trend o buoni punti di uscita, utilizziamo, oltre che le nostre solite conformazioni e pattern sulle candele giapponesi, anche indicatori e oscillatori. Ognuno di noi può essere affezionato a uno strumento piuttosto che un altro. C'è chi usa lo stocastico, c'è chi usa l'RSI, c'è chi usa il Commodity Channel Index, chi come me utilizza il MACD, alcune cose sui volumi, delle indicazioni di volatilità e un indicatore sul sentiment personalizzato. Al di là di parlare bene o male degli indicatori, che vanno tutti bene per l'uso che se ne può fare e per la conoscenza che si ha su di essi, proviamo a vedere se però gli indicatori possono essere anche un interessante e al tempo stesso anche semplice sistema di allarmi per trovare delle occasioni di entrata e di uscita sui grafici. Andiamo quindi oggi non a concentrarci tanto sul grafico di per sé stesso, quanto sulla combinazione fra segnali di prezzo e segnali contemporanei da parte degli indicatori. Per fare questo, analizzeremo un grafico in tempo reale, è il 22 marzo 2016, sono le ore 15, del FIB Future, quindi del derivato sull'indice di Piazza Affari. Cercheremo quindi di alternarlo al solito DAX che normalmente usiamo per le principali rappresentazioni e principali video che abbiamo fatto, perché comunque tecnicamente il FIB, come un po' tutti lo chiamiamo, può generare moltissimi segnali estremamente validi. Uno dei parametri più importanti che dobbiamo sempre tenere presente quando cerchiamo di muoverci dentro un trend, ammesso che i trend a volte non ci siano, che siano facili da verificare come quelli a cui stiamo assistendo attualmente, dove siamo dentro un ritracciamento post scadenza derivati, sul quale ci stiamo domandando se questa zona di minimo di area 18.000 del nostro mercato, che è una zona di minimo importante perché è dei minimi da cui il mercato era ripartito ai primi di marzo, e che coincidono anche con questa importante zona, possa essere questa zona una pausa tale da scaricare un po' i prezzi, da consolidare con un po' di respiro, con un po' di, appunto, di sosta la salita che fino adesso era stata piuttosto nell'ultimo mese corposa, per poi da qui ripartire per andare a conseguire altri rialzi. Oppure se invece una volta rotta quella che può sembrare abbastanza chiaramente un'area supportiva in zona 17.500 punti, si proceda di nuovo ad un test dei vecchi minimi. Ma al di là di questo, posso avere anche, soprattutto nell'attività intraday, che non dimentichiamoci, rappresenta circa 2/3 delle operazioni che vengono svolte ogni giorno sui mercati dai principali operatori, posso avere delle indicazioni anche dagli indicatori. Vediamo come fare. Prendiamo quindi un tipo di grafico di questo genere. Puliamolo completamente, vedete come si fa alla svelta su questo tipo di piattaforma. Vi lascio solo i volumi. Puliamolo da tutti gli altri indicatori che abbiamo segnato, lasciamo soltanto i volumi e puliamolo anche per il momento dall'indicatore di Supertrend che eventualmente utilizzeremo poi anche dopo. Si fa così, si va sull'indicatore, si prende e si elimina. A questo punto non ho indicatore, allora di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un indicatore che andremo a costruire sul quale faremo delle cosettine che forse potrebbero essere per alcuni di voi una, auguriamoci, interessante novità. Indicatori, quello che voglio andare a usare oggi è il Relative Strength Index, l'RSI. Si va qui sopra, indicatori, nuovo, si digita e viene fuori l'indicatore. E questo è l'indicatore come di default vi esce su molte altre piattaforme. 14 periodi, zona 70-30. Cominciamo a fare qualche cosa di diverso. Lasciamo stare le zone di colore o meno, ma cambiamo un po' i livelli, perché forse questi sono da rivedere. Linea orizzontale 70, la portiamo a 80. Linea orizzontale 30, la portiamo a 20. Si aggiunge un'altra linea, che per parlare del termine è usata come
indicatore e mettiamo una linea orizzontale, che a questo punto non andiamo a mettere a 0 ma sarà la 50. Personalizziamo poi la 20 con un carattere più adatto ai colori che normalmente si usano per indicare supporti rossi, e andiamo a personalizzare con un colore blu, lo lasciamo blu, e pertanto questa, la mediana, la metteremo nera e la faremo anche un po' tratteggiata. Magari per chi vuole ci può far comodo farle più chiare. Fine, l'indicatore è costruito. Voi direte, e allora che stiamo a fare? Il solito RSI che conosciamo tutti. A questo punto facciamo delle modifiche. Lasciamo sempre il periodo a 14, ma applichiamo all'RSI una media mobile, che per comodità faccio vedere, useremo la 5. Questa media mobile dell'RSI gli daremo dei colori diversi. Quando sale la voglio bella verde, scusate, quando scende la voglio rossa, quando sale la voglio bella verde. Dopodiché lo farò grosso e la farò così. A questo punto voi direte, ma l'incrocio dell'RSI con la media mobile può essere un po' molto frattale, può dare luogo a tanti incroci comunque l'RSI. Ma infatti io non voglio usare più l'RSI, voglio prendere l'RSI come lo state vedendo adesso e lo voglio cancellare. Cancellare non significa che non rimarrà come motore dell'indicatore, ma rimarrà come motore nascosto, e il mio indicatore a questo punto sarà la media mobile, che vedete si è molto più lisciata. A questo punto aggiungo un'altra media mobile, o meglio ancora ci aggiungo un qualche cosa che non è una media mobile ma è una funzione, la regressione lineare. La metto a 65 periodi, la lascio di colore nero perché non mi interessa che sia particolarmente sviluppata. L'RSI a questo punto, che mi continua a lavorare, lo facciamo anche un po' più grosso, così vediamo meglio gli incroci con la sua media mobile, e abbiamo filtrato un indicatore più interessante. Ovviamente così filtrato perché abbiamo rallentato l'RSI, le divergenze, determinati partner li vedremo un po' più tardi, anche se rimarranno quantunque sui minimi, sui massimi più importanti visibili. Ma nulla vieta che noi a questo punto possiamo fare un RSI tarato così, e quindi per esempio se lo taro a 5 periodi, una media mobile a 5 periodi di un RSI a 5 periodi, è come avessi sostanzialmente arrotondo un po' un RSI a 25 periodi anziché a 14, con la differenza che lavorando sulla media mobile lo filtro di più e lascio le zone di colore fuori da 80 sul grafico, perché queste vi possono rappresentare degli eccessi. Ma non mi vorrei fermare qua, mi vorrei fermare all'attività più intraday, perché per esempio in una seduta come oggi come avrei potuto utilizzare questo RSI? Innanzitutto me lo vado a spostare sopra, i volumi in questo momento non che non ne tenga conto ma li lascio più sotto, e vado a lavorare per esempio così. Molti utilizzano i 5 minuti. Ora se si guarda un grafico 5 minuti, oggi sarebbe stata una giornata non facile da tradare, soprattutto in questa sua seconda parte, che peraltro è iniziata da circa 3 ore, cioè quella parte che va da mezzogiorno fino ad adesso, c'è anche l'apertura dei mercati americani, va tutto un po' visto con il beneficio di inventario per vedere quale sarà la reazione degli listini statunitensi, anche delle commodities trattate sui mercati statunitensi, a ciò che purtroppo è avvenuto oggi. Cominciamo a fare un po' di segnali grafici, certo, perché soprattutto quello che stiamo osservando è che il rollaggio del contratto ha fatto saltare le linee di prezzo, ma siamo un po' messi maluccio. Allora, prima cosa che noto è che dal punto di vista grafico sicuramente ho questo supporto violato stamattina che diventa resistenza. Una resistenza che posso andare a interpretare così. È importante questa linea, mi collega solo due punti. Vediamo se riesco a trovarne una che mi collega a tre punti. Ecco, è questa. Prima indicazione quindi che vi cerco di fornire è che quando fate una linea che vi collega a due punti ma non ve ne prende un terzo, ma sbavando uno dei tre ve ne prende tre, è più attendibile questa. Prendiamo pertanto questa linea, la duplichiamo, da dove? Da un suo punto di swing da cui il mercato ha fatto dei movimenti importanti. Ritengo che sul ribasso di ieri il punto di swing più importante sia stato questo.
e quindi me la duplico così. Andiamo a misurare questa linea. Tasto, vedete, adesso prendo il cruscotto, tacchete, ho cliccato qui sopra, tasto. Molto importante quello che si può fare con il tasto destro, duplica freccia, la duplichiamo dal punto di rottura, la duplichiamo dal punto di pullback, duplichiamola qua, e prendiamo questa stessa linea, duplica linea, vedete come si fa la svelta, e me l'attacco qua. Ecco, questa è una specie di forchetta di Andrews un po' artigianale che stiamo facendo, ma quello che mi interessa farvi vedere è come possiamo usare l'RSI per generare segnali operativi. Dimentichiamoci quindi un attimo di ciò che sta succedendo sul grafico. Potremmo, in una certa buona sostanza, tenerci soltanto una watch list con i nostri prezzi preferiti e dimentichiamoci di cosa succede sul grafico. Tasto schermettino. Ecco fatto. Cioè lavoriamo soltanto sui prezzi. E a questo punto, se lavoriamo soltanto sui prezzi, e se sul 5 minuti vedete dove sono le esagerazioni dell'RSI come zona di colore, ma chi ci vieta di fare una cosa ancora più, forse carina, ma che penso potrebbe portarci dei buoni risultati? Lasciamo il cruscotto qua sopra e cominciamo a lavorare con gli strumenti delle trend line. E pensiamo al grafico dei nostri prezzi come se il signor RSI fosse il sostituto del FIB. Quindi se io dovessi tradare questo tipo di strumento, stringiamo un po' anche l'osservazione, se dovessi tradare il FIB, certo, la differenza è che sono dentro un box, questi sono i minimi, questi sono i massimi, non c'è mai una direzione, si oscilla dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso. Troviamo allora dei punti intermedi. Questo è il punto più basso che ha toccato l'RSI in questi giorni. Ecco, allora lo collego al secondo minimo più alto. Coincidenza, trovo anche questo terzo minimo. 1, 2 e 3. E poi c'ho anche 4, e poi anche 5, questi sono sbavati, e poi anche 6. Questa trend line sembra come se il mercato, forse gli operatori l'abbiano un po' vista tutti. E allora andiamo a prendere un altro strumento. Ma guarda questi massimi come sono collegati, come se in realtà l'RSI fosse esso stesso uno strumento operativo. Allora, immaginiamo che questo sia un prezzo, questo è il minimo delle ultime, compresa oggi, 4 sedute, questo è il massimo delle ultime, compresa oggi, 4 sedute. Chi ci vieta di tirare un Fibonacci da questo massimo a questo minimo? Vi prevengo subito, ovviamente non possiamo, per la formulazione dell'indicatore, superare quota 100 e quota 0. Quindi queste espansioni, che sono tracciate default nel Fibonacci che uso io, sono perfettamente inutili, ma quello che possiamo fare invece importante di Fibonacci è trovare il 50%, che non sarà come nell'RSI tarato default il 50% fra 0 e 100, ma il 50% fra i massimi e i minimi, che forse potrà essere insieme al 38 e al 61,8% un livello interessante. Allora facciamo una cosa, cominciamo a mettere degli allarmi. Se i prezzi, ma li chiamiamo prezzi, ma dovremmo chiamarlo RSI, se l'RSI mi va a rompere il 50%, cosa mi rompe anche? Mi rompe questa linea qua sotto. Allora io cosa vado a fare? Vado a mettere un allarme alla rottura della trend line di supporto dell'RSI. E lo posso fare, metto l'allarme. Se l'RSI mi va sotto la linea selezionata, ma non l'RSI, la sua media mobile, mi va sotto, non la linea selezionata, il valore che è sotto la linea di 36,6, mettiamo anche 36, giusto per far vedere il procedimento, dammi un allarme. E vedete che ho creato l'allarme non più sui prezzi ma sull'indicatore. Se l'RSI mi supera il livello di 51, che corrisponde al 61,8, voglio, lo sto mettendo sulla media mobile perché adesso sto lavorando sulla media mobile. Il mio RSI si chiama media mobile a 5 periodi dell'RSI. Creami un allarme. A questo punto potrò chiedere al grafico di darmi questo allarme, perché questo allarme sarebbe anche una cosa ancora più importante.
sarebbe non solo il superamento del 61,8 di Fibonacci degli estremi, delle oscillazioni dell'RSI, ma sarebbe anche il superamento di questa trend line e quindi di questo triangolo 1, 2. Di più non si può andare, ma si può lavorare proprio su questi tipi di situazioni che sono interessanti, soprattutto quando, prendendo per esempio in questo caso massimi precedenti, si crea una struttura di linee multipivot che creano a loro volta una maggiore caratterizzazione anche al triangolo che abbiamo prima disegnato. Uno è un triangolo più piccolo, uno è un triangolo più grosso. Non ne siamo usciti fuori? Può darsi che se ne riesca dentro. A cosa mi serve però l'RSI? Mi servirà a cercare di stabilire eventuali divergenze o segnalazioni di cambiamenti, in questo caso di forza. E questa è una cosa che potete fare con qualunque tipo di indicatore. Ad esempio, in questo caso abbiamo aggiunto un commodity channel index. Non tocco la taratura per non allungare troppi tempi di registrazione di questo video. Anche in questo caso abbiamo dei massimi e dei minimi, a differenza dell'RSI. L'indicatore non è normalizzato, quindi può andare anche sopra 100 o sotto quota 100, ma nulla vieta che io possa disegnare anche in questo caso linee di triangolo, linee di trend. E quindi per esempio noti che se vado a prendere il commodity channel index di queste ultime due sedute, è proprio su questo livello che si sta un po' giocando la sopravvivenza o meno a determinati prezzi, area 18.000, giusto per non andare troppo lontano, del nostro derivato. Pertanto potrei per esempio dire segnalami condizioni di cambio di passo. E quindi a 80 di commodity channel index, dove ho la confluenza di questa, di questa, di questa, di questa, tutte qua, metterò un allarme e dirò desidero che il commodity channel index mi dia una condizione long, mettiamo 82, qualora mi superi 82. Siamo a meno 29, quindi in questo momento siamo ancora in fase di ribasso. Qualora su questo time frame io possa avere una segnalazione, mi arriverà una segnalazione e questo mi servirà che cosa? A interpretare la dinamica del grafico stesso, che vedete infatti non riesce a superare più di tanto determinate zone e sta qui in una fase di congestione. Ovviamente potrei cambiare anche il time frame e quindi per esempio passare ad un interessante time frame rappresentazione grafica che è fatta più sulle contrattazioni anziché sulle scansioni temporali, che è quella per esempio a 100 tick, sulla quale però nulla vieta che io possa fare di nuovo anche in questo caso valutazioni. Torneremo su questo argomento nei prossimi video. Buona serata a tutti da Giovanni Lapidari.